Sì. Aspettiamo che venga qualcuno. Come vuoi. Tanto comunque questa intervista poi è condivisibile, si può riguardare anche in differita. Sì, infatti, beh, è quello che pensavo, perché in diretta poi a quest'ora non è che ci sia moltissima gente. Esatto, stanno tornando comunque tutti al lavoro. E infatti una mi ha risposto su Facebook, dice, a quell'ora sto uscendo dal lavoro. Quindi. Sì. Beh, comunque se la possono riguardare tutti, anzi cogliamo l'occasione per salutare sia i tuoi lettori che comunque chi segue la pagina La Segna Libri. Certo, salutiamo tutti. Allora, vabbè, dimmi voi, sì. Claudio, cominciamo questa intervista come dedicata poi agli autori emergenti. Allora, tu non sei emergente in realtà, hai scritto già tantissimi libri, ormai hai scritto un'intera saga e Chalice. Sì, e dopo vabbè, la biografia di Tiberio che è strettamente collegata alla saga, è un libro divertente, disimpegnato, giusto per ridere qualche ora. Bene. Sì, dimmi. No, dicevo, ti volevo chiedere come nasce la passione per la scrittura innanzitutto. Quindi cominciamo un po' dagli albori. Beh, intanto per caso, perché avevo una storia che mi frullava in testa che riguardava un'interazione di nostri contemporanei nel passato e ho pensato di ambientarla nella Roma di Tiberio e mi sono documentato per capire che faceva al caso proprio quel periodo lì, insomma tutta una serie di cose che sarebbe troppo lungo spiegare, il carattere dell'imperatore, la situazione dell'impero in quegli anni e cose di questo tipo, insomma, per cui ho deciso per quella lì, ho scelto i protagonisti in modo tale che fossero in grado di emergere in quella situazione, cioè di farsi valere. E non sono affatto giovani, tutti quanti tra i 35 e i 40, dirigenti d'azienda, un insegnante di latino, che così ho bypassato il problema della lingua. Ed ecco, ho cominciato a scrivere questa cosa, convinto di non scrivere più di una cinquantina di pagine, ho scritto, mi pare, 3.000 e qualcosina. Come mai proprio Tiberio? Perché Tiberio è stato un imperatore intellettuale, lui faceva addirittura parte del circolo di Mecenate, parte attiva, era amico di Ovidio, Orazio, Properzio, cioè i grandi poeti intellettuali, sì, esatto, i poeti. Sì, e, era, quanto ci arrivano dalle cronache dell'epoca, insomma, una persona dotata anche di sense of humor, che loro non dicevano così sicuramente, ma comunque aveva quella caratteristica, era un ottimo amministratore, che se ne dica, insomma. Inoltre, una cosa che mi ha dato proprio lo spazio per creare l'Ucronia è che le cronache riportano nei minimi dettagli come è accaduto l'assassinio di suo figlio Druso, che sarebbe stato destinato a succedergli. Proprio ci sono i colpevoli materiali, i mandanti, la moglie e l'amante della moglie, che non era uno qualsiasi, era il prefetto del pretorio, quindi un'altra autorità. Parlano addirittura degli esecutori materiali del delitto, di come sono stati scoperti, eccetera. E quindi questa è la chiave con la quale innanzitutto i protagonisti contemporanei si fanno accettare, perché a un certo punto non mi dicono, sì vabbè, potrebbero anche contar balle, però come fanno a sapere il nome del mio servitore se non è passato alla storia per avermi avvelenato? Cioè, non è che sia un personaggio, pazienza, Seiano, perché è l'autorità dell'impero. E insomma, gli credono. E Druso diventa una specie di leader illuminato, non lo so,
alla Roosevelt o, Beh, ti sei dovuto documentare tantissimo, perché comunque insomma ritornare all'epoca di Tiberio e dintorni, insomma, è un bel lavoro, sì, un bello studio. Sì, partendo da un po' prima, arrivando anche un po' dopo, per capire un po' come erano le interazioni, fa conto che poi per anche minimi dettagli, eccetera, avrò speso non meno del tempo necessario a buttare giù la prima stesura, certo, come documentazione. E parlo di tutti e sei i volumi. Perché poi alcuni li ho ambientati in Britannia, ossia l'Inghilterra di oggi, altri, l'ultimo addirittura in Asia centrale, quindi lì è una storia anche molto poco nota, e quindi dà quel pizzico di esotismo, di cose strane. Poi ci sono anche personaggi particolari, insomma, ho fatto un bel lavoro di documentazione. Sì, assolutamente. Beh, per esempio, cioè, comunque per sei libri sono sei volumi, almeno la saga, ecco, sono sei volumi. Shalice, sì. Invece, quanto tempo, insomma, ti sei documentato? Allora, Shalice è totalmente di fantasia, quindi non ci sono riferimenti storici, non c'è nulla. Per il secondo volume, però, ho dovuto, vabbè, qualcosina di documentazione l'ho fatta anche prima, perché mi sono studiato un po' i boscimani, le loro abitudini, certe loro caratteristiche, eccetera, che parte che lei viene salvata da una coppia di anziani boscimani. Per il secondo volume, invece, ma è ancora in elaborazione. E ho dovuto studiarmi molto bene la mappa della Germania, perché delle battaglie si svolgono lì, cioè quindi Francia del Nord, Germania, Belgio, cioè tutta quell'area lì, per capire bene come potevano svolgersi le battaglie, perché ci sono fiumi importanti, quindi non è che li potessi mandare da qua lì senza far loro attraversare un ponte o... Certo. Insomma, però è stato molto interessante. Non è stato un lavoro paragonabile a quello della saga. Vabbè, ti dirò che la biografia di Tiberio, per assurdo, è stata la cosa che per la quale ho speso meno per documentarmi, perché avevo già tutto pronto, certo, e l'ho messa giù velocissima. L'altro invece è una stupidaggine, ricorso alle mie nozioni di mitologia varia, ma è veramente una stupidaggine. Allora, Claudio, raccontaci la trauma di entrambe le opere, quindi della saga che di Shalice. Allora, la saga parte appunto con un evento del tutto fortuito dovuto a un oggetto spaziale che non si capisce cosa sia, comunque è una cosa naturale, non un UFO o cose del genere, che travolge l'auto di questi che arrivano, e questo lo posso dire perché sono le primissime pagine del libro, non spoilerò niente, che arrivano prima del 44. Nel momento in cui arrivano, sopraggiunge un camion americano che proviene da Cassino, loro sono vicini a Roma per lavoro, e ecco, anche quello mi sono documentato, che su tutta... come girano le cose nel 44, lì c'era il momento dell'assedio di Roma da parte degli alleati. È un bel lavorone. Per cui ho trovato anche modo di parlare delle porcherie dei francesi, cioè dei marocchini sotto la bandiera francese all'epoca. Cioè, vabbè, ho fatto anche quello lì. Arrivano sti qua, nel momento in cui il camion si ferma accanto all'auto, riscoppia sto oggetto che è rimasto un momento fermo, e si trovano nella Roma di Tiberio. Ovviamente loro non sanno minimamente dove sono, loro vedono solo che il panorama, il paesaggio è cambiato. Arrivano quindi con i loro veicoli, con tutto il loro contenuto e un pezzo di strada. Sì, scusami. Va tutto bene? No, senti no, bene. perdonami, mi era un attimo saltata. Sì, mi era un attimo saltata la connessione.
Vabbè, allora, dunque loro trovano modo di sopravvivere qualche giorno per raccogliere le idee, perché ovviamente sono scossi, e riescono ad arrivare, vabbè, per arrivare a Roma non era certo un problema, al di là del fuggi-fuggi di carri e pedoni man mano che passavano, perché Roma era una città già allora di oltre 1 milione di abitanti, e quindi non è che non ci fosse traffico, arrivavano derrate, eccetera. Riescono ad arrivare in contatto con l'imperatore, vabbè, questo è ovvio, se no poi non andava avanti altri 5 volumi e mezzo, e da lì comincia, c'è appunto questa chiave che è stato il motivo per il quale ho optato per questa, per quest'epoca e questo imperatore, dell'assassinio di Druso, che è molto importante. E dopo cominciano avventure, disavventure, perché naturalmente loro sono fatti oggetto di invidia, sono considerati un pericolo da alcuni, una panacea da altri, e cominciano storie d'amore, storie di anche di trasgressioni, di cose. Infatti c'è una forte vena erotica che percorre tutta la saga, perché loro in pratica non si tradiscono mai, ma ne fanno di tutti i colori col consenso del coniuge, okay. Più o meno, insomma, qualcosa del genere. Vabbè, per cui c'è questa cosa. Poi ovviamente la saga prosegue, loro si spostano, vanno anche a un certo punto a visitare, e lì mi sono fatto un capitolo perché avevo proprio voglia di farlo, sui grandi monumenti, le grandi meraviglie dell'antichità. Perciò loro andranno a vedere l'Acropoli, ovviamente perfetta, intatta, con le facciate dipinte e compagnia bella. E più avanti, per un'altra avventura che ci sarà, andranno anche in Egitto, poi andranno in Palestina, e intanto hanno avuto i figli crescono e emergono, cioè escono, più che emergono, alla fine del quinto, maggiore età 16 anni, come era allora a Roma. E aspetta che qua vedo, nel sesto invece emergono proprio al pari dei genitori e di tutta la banda che nel frattempo si è molto allargata, ovviamente, infatti, cioè, essendo che dura una ventina d'anni la cosa. E vabbè, ovviamente dove possono trovare i tuoi libri? Su Amazon. Dove si possono trovare i tuoi libri? Su Amazon, ok, bello, diciamo esatto, lo diciamo a tutti quelli che vedranno questo video, questa diretta, anche in differita, perché no, lo potete trovare sia sul profilo della Segnalibri, sia sul profilo di Claudio Bolle, scrittore. Quindi comprate assolutamente i libri, li potete vedere su Amazon, li potete sfogliare e vedere tutte le trame, indubbiamente. Sì, hai qualche progetto futuro, qualcosa in cartiere? Allora, beh, sì, volevo dire, essendo anche piuttosto lunghi, su Amazon si possono leggere addirittura 2 o 3 capitoli interi, che sono piuttosto corposi. Cioè, vabbè, progetto futuro. Ho praticamente già scritto, lo sto rivedendo, ma prendo un po' di pausa, una specie di seguito fantascientifico della saga. Cioè, faccio un salto di qualche secolo. I protagonisti della saga verranno ricordati come grandi figure del passato, e lì parte con astronavi, alieni, battaglie spaziali, battaglie su pianeti alieni, di tutto. E naturalmente ho gettato le premesse sulla saga per poter far questo, perché non dimentichiamolo, è storica come ambientazione, ma è anche fantascientifica e ucronica, cioè in pratica con l'aver evitato l'assassinio di Druso crea un'ucronia, e ovviamente viene incrementata dal lavoro che fanno i quattro contemporanei. Vabbè, quindi c'è questo progetto qua che è già, il primo l'ho già finito, il secondo sono più o meno a metà, sì, sono piuttosto lunghetto come progetti. E
ed è chiuso. Chalice. Ne accenno brevemente alla trama. In pratica parte questa ragazza mezza morta che viene salvata, non si ricorda chi sia, vabbè, è una cosa abbastanza ovvia, però credo di averlo interpretato in modo abbastanza, diciamo, se non innovativo, quantomeno singolare. E a un certo punto lei si fa un viaggio a piedi di quasi un anno con altri due, insomma, con una piccola compagnia che ha messo in piedi, e torna nel suo regno che copre più o meno le attuali Spagna, Italia e il sud della Francia, pressappoco. Okay. E naturalmente lo trova in guerra, ma trova anche non è giusto chiamare amuleti, adesso mi scappa, insomma, degli oggetti magici che le danno dei poteri particolari. Lì è già un mondo un po' strano, perché è un post apocalittico, ma è tornata la magia, c'è gente che ha poteri particolari, ci sono mutanti, perché state, vabbè, insomma, com'è? Ma è bello complesso. E dura, e parte, guida il suo esercito alla riscossa, e poi va bene. Bello, beh, sicuramente sarà molto interessante. Ci rimarremo comunque tutti aggiornati sia sul tuo profilo Instagram che chiaramente sul sito web, che è claudiobolle.it, giusto? No, .com. .com, ok. Quindi .com. Sì. E vabbè, bene, Claudio. Scusami, si dice anche Chalice ha un seguito più o meno tutto, da stabilire. E invece un progetto completamente diverso da tutti, del quale sto ancora ultimando la prima stesura, è un thriller ambientato ai giorni nostri e anche nelle mie zone di residenza, sul manoscritto Voynich. Non so se ne hai mai sentito parlare. No, è allora, guerra. È trovato poco più di un secolo fa, da un tal Voynich, perciò okay. Adesso è alla biblioteca di Yale, okay, e la copia è conservata là, e loro mettono a disposizione un PDF in alta definizione per tutti coloro che lo vogliono scaricare, cosa che io naturalmente ho fatto. Ovvio. Non ci sono assolutamente niente, perché in pratica è misterioso, in quanto i maggiori studiosi di crittografia, di alfabeti, di tutto, hanno provato a capire cosa ci sia scritto, c'ha tutti anche dei disegnini, delle cose. Se vai a vederti nel mio sito, ho fatto una specie di collage, la copertina è una specie di collage di varie pagine o pezzetti di pagina del manoscritto, che ti rendi conto. Bello, adesso interessante. Poi io i thriller li adoro veramente tanto, è il genere che leggo di più, quindi sarà molto molto interessante. Rimarrò aggiornata. Affrontano tutta una serie di avventure involontariamente, cioè sono vittime di una serie di attentati, eccetera. E si arriva a risolvere il mistero del manoscritto, se non è più bello, ma praticamente a un certo punto loro trovano dei documenti, eccetera, e con i documenti non è che loro dicono ma ho letto questo, ho letto quello, no. Parte un capitolo e si fionda nel Medioevo. Perciò i protagonisti non sono più loro di quel capitolo, anche piuttosto lungo, ma bensì dei cavalieri medievali, insomma, dei personaggi di quel tipo. Perciò è ambientato ai giorni nostri, poi l'ho fatto partire dalla crociata albigese per congiungermi all'invasione mongola del Kazakistan, odierno Kazakistan, certo, lo chiamava. Sì. E lì, per fortuna, ho avuto l'aiuto, come anche per il sesto della saga, di una giovane signora kazaka che vive qua vicino, parla benissimo italiano. Quindi si è documentato profondamente anche per questo? Hai fatto uno studio approfondito anche per questo? Ma soprattutto ho fatto un paio di lunghe telefonate con la signora, perché
per chiedere com'erano certe cose, dopo che avevamo già parlato a lungo in passato, che mi aveva raccontato di certi posti in particolare, cioè, ma in quel posto lì dovresti ambientare un capitolo dei tuoi romanzi, perché, insomma, sono quelle cose simpatiche che Bello, succedono. bello. Quando l'ho detto che ambientavo in parte in Kazakistan, subito, sì, chiamami, perché ti ispiro. Certo. Perché ai Beh, sì, giorni che comunque nostri. è piena Asia, giusto? Sì, beh, Asia centrale, tra il Caspio e la Cina, insomma. Esatto, sì. Tra Mondo Oriente, tra dell'Afghanistan. Medio Oriente e Estremo Oriente. Se notare che il Kazakistan è grande come tutta Europa, dall'Inghilterra alla Polonia, è 18 milioni di abitanti. Pensa, Quindi cioè, è un posticino un sarà po', questo distese, abbastanza. sì, distese veramente inabitate praticamente. Beh, bello. Allora, Claudio, io voglio ringraziarti davvero per essere stato in nostra compagnia e ecco, per aver partecipato al progetto della Segnalibri, quindi all'hashtag Scrittori Emergenti. Hai presentato, per chi si fosse collegato solo adesso, Claudio Bolle è uno scrittore, appunto, ha scritto La Saga, dedicata alla biografia di Tiberio, e Chalice, che è tutt'altro genere, ma appunto dedicato alla fantascienza, praticamente è un fantasy, un fantascientifico. E sta scrivendo altre cose, qualcos'altro ha in serbo, tra cui un thriller, un continuo per le varie saghe. E vogliamo ricordare il sito web, Claudio? Scusami, il sito web claudiobolle.com. Lì si Esattamente, trova quindi per tutto. rimanere aggiornare. Sì. E poi Assolutamente. E poi faccio ovviamente anche sul Scusa, sì, ci siamo parlati. sì, dicevo anche sul esatto, sul profilo Instagram, Francesco, il tuo aiutante, il tuo socio, Sì. oggi ha scritto il link. Quindi sì, il mistero del Sì. manoscritto Voynich, www.claudiobolle.com/Voynich, quindi per qualsiasi informazione anche su quello. No, non so se sia slash Voynich, perché deve essere i romanzi, vabbè, ma comunque quando si arriva su claudiobolle.com è Sì, fatto, stanno tutti là, è fatto, stanno tutti là. perché qua non si può sbagliare. Va bene. Benissimo, grazie mille Claudio, è stato davvero un piacere. Grazie a te. Possiamo trovare, insomma, tutti i tuoi contatti, i tuoi lettori possono trovare questa intervista sia sul tuo profilo, perché adesso te la manderò a breve, sia sul profilo della Segnalibri. Ok? Quindi Certo, per vederla ricordati anche in di differita. mandarla anche sul mio personale, per favore. Va bene, sì, assolutamente, Bene, assolutamente. Ok? Un ancora. abbraccio, Anche grazie a mille te. Claudio. Ciao. Ciao ciao.